natura e cultura. Viverlucense si sposta oggi con le telecamere di Abramo Rossi dopo aver scoperto in città la scorsa settimana i resti della Domus Romana. Oggi siamo a Guamo e parliamo di produzioni biodinamiche, zucchine e fragole all'azienda Bagneschi Pierotti. Perché siamo qua? Perché questo è il periodo della raccolta delle zucchine e delle fragole. Vogliamo capire come arrivano sulle nostre tavole, soprattutto in queste produzioni a chilometro zero. Adesso faccio una cosa che a cose normali non si fa in televisione, però queste fragole sono talmente belle e buone che non posso esimermi. Abramo, dopo questa piccola presentazione, incontriamo Dina. Siamo nella serra, la serra è il luogo naturale in questo periodo dell'anno per gli zucchini e parliamo appunto di questo importantissimo ortaggio anche per la nostra piana di Lucca. Siamo nella serra di Dina Pierotti e cominciamo con la prima domanda. Chiaramente la piantagione degli zucchini all'interno di una serra si fa per anticipare un pochino il mercato. Quando vengono seminati, vengono trapiantati, seminati, allora, come procedete? Noi ovviamente la scelta deve essere aziendale, è libera. Per quanto ci riguarda, noi siamo un'azienda agricola biologica, acquistiamo, rispettando tutta la filiera del biologico, piantine biologiche da un'azienda agricola nel periodo di febbraio. Trapiantiamo le piante delle zucchine. In questo caso abbiamo due varietà, la Sarzanese e l'Altea, e questa è iniziata la produzione dal febbraio, è iniziata la produzione circa il 10 di aprile. E ovviamente, perché come stavi dicendo, ci aiuta a anticipare leggermente, circa un mese e mezzo la produzione in campo aperto. Considerate che noi personalmente non l'abbiamo ancora trapiantata in campo aperto. Uno per motivi climatici, che vedete che anche quest'anno è un maggio ballerino. Con questi freddi che ha fatto ultimamente avrebbe rovinato la produzione. Certo. Considerate che l'8 aprile, lo sapete bene, la grande gelata che c'è stata, certo. Fortunatamente all'interno della serra, con un minimo di riscaldamento per emergenza, quindi noi non pompiamo il riscaldamento per incentivare la crescita, ma proprio per salvare la vitalità della pianta. Quindi la produzione biologica biodinamica ve lo consente? Sì, perché solo per abbiamo visto a Monte Carlo accendere i fuochi. Bravo. Nelle vigne. Sì, nelle vigne, sì, sì. Proprio per salvare la pianta. Certo. E un po', stavo dicendo, la piantiamo, non abbiamo ancora piantato fuori per questioni climatiche, ma anche perché se no si accavalla la quantità di produzione tra questa e quella che verrebbe tra un po'. Quindi certo. Noi la pianteremo giugno, poi un'altra mandata luglio per averle fino a, tempo permettendo, ottobre, settembre. Considerate che è più facile avere degli autunni miti che delle primavere calde in questi ultimi. Ci siamo un po' spostati, vero? No? In avanti. Ok. Cioè, e questo è qua. Allora, piante di zucchini o zucchine? Zucchine. Ne, con la E. A Capannori sono zucchini, comunque sì. Capannori intendo proprio come Capannori capoluogo. E mi hai parlato di due varietà, sì. Questa è la? La Sarzana, l'alberello di Sarzana. Che differenza c'è tra questo e l'Altea? Che a livello di zucchino me ne taglio uno. Ora non sono neanche grandissimi perché il tempo. Allora, la caratteristica di questo che è più tozzo, più cicciottella anche quando cresce, no? Fra qualche giorno, e c'ha un bel fiore, e l'Altea è più allungato e il fiore è molto molto grande. Voi non lo potete sentire perché Abramo è bravissimo, ma il profumo non ce lo può far sentire. Si sente il profumo dello zucchino appena tagliato, quindi significa che la pianta sta vivendo proprio nella sua rigogliosità.
buonissimi, anche i fiori naturalmente, fiori fritti, la frittata. Il valore aggiunto del prodotto raccolto e venduto a chilometro zero, che è la base della nostra attività. Volevo arrivare lì, cioè il fiore si mangia se o è stato nei frigoriferi e bla bla, se invece si produce e si vende a chilometro zero, si riesce a cogliere la mattina, vendere il pomeriggio, mangiare la sera. Sì, così. O anche a pranzo. Questa mattina abbiamo raccolto e siamo già sul banco della vendita. Quante zucchine produce una pianta? Allora, a produzione ottimale ne dovrebbe produrre anche giornalmente 2-3 zucchine. Quindi praticamente nasce lo zucchino, prende la sua forma, arriva a maturazione, la tagliate, il giorno seguente magari un altro. Ora ve lo faccio vedere. Cioè, la domanda è, continua la produzione dopo che è stato tagliato? Questo qui è da raccogliere. Si potrebbe anche non raccogliere e farlo raccogliere e farlo crescere domani mattina. Poi ci sarà questo qui. E così dicendo. Questa è la testa dello zucchino. L'importante è sapere che lo zucchino, se per vari motivi si rompe la testa, non produce più, o perlomeno produce solo gli zucchini che sono rimasti. Qual è la testa dello zucchino? La testa è questo qui, questa parte proprio qui, questo mucchiettino tra foglie piccole e piccole zucchine. E si dice che se io rompo la testa, se io rompo la testa dello zucchino, mi finisce la produzione, a differenza del pomodoro, da come sola nasce, avete presente che fa sempre delle talle, no? Certo. E si può riprodurre, anzi, tante volte si utilizza la talea per riprodurre la pianta. Per rifare la pianta. E sono anche molto più, resistenti, insomma, vengono bene. Capita, ve lo faccio vedere, che ci sono alcune piante dette, noi alla lucchese si dice, sono cieche. Vuol dire che noi le trapiantiamo. Sembra una pianta normale, poi dopo qualche decina di 10 foglie, si vede che non ha più la testa e quella finirà il suo ciclo produttivo molto prima rispetto a un ciclo normale. Siamo nella zona delle piante definite sarzanesi, sono circa le 7, si colgono la mattina presto gli zucchini. Sì, se no il valore aggiunto del fiore è quello, la freschezza di avere dopo 2 ore neanche sul banco della vendita diretta o del mercato contadino nelle nostre vicinanze, il fiore appena fresco. Fiore fresco. Zucchino e fiore. Perché per chi è ignorante come me non si sa, ma esiste anche proprio il fiore solo dello zucchino senza lo zucchino sotto, oppure in cima alla zucchina. Allo zucchino. Andiamo avanti nella nostra raccolta. Hanno un difetto le zucchine, che pungono. Le piante. E dovete sapere che più si raccolgono i fiori e più ne rifanno. Questo qui è aperto questa mattina, questo era aperto ieri, vedete che è un pochino più ciucciottoso. Non siamo a dimensioni... Perché noi raccogliamo tutti i giorni. Ecco. E quindi il prodotto non lo facciamo crescere. E poi è anche dovuto al fatto che il clima in queste settimane di maggio è sotto la media. Sotto la media. Le temperature, c'è state settimane piovose come avete visto negli scorsi giorni. Qui siamo all'interno della serra che è sempre coperta, giusto? Sì, questa è sempre coperta. E quindi quando ha bisogno di acqua la pianta voi dovete anche annaffiare. Sì, e noi abbiamo un impianto a goccia. Tanto vedete che c'è la paccia matura con la paglia e sotto c'è la manichetta con l'impianto a goccia, che è un impianto che dà l'acqua mirata, quindi senza sprechi, nella giusta quantità, nelle giuste dosi. Mi dicevi, questa è paglia normale? Normale. Quello che si per evitare di metterci il nylon. Il nylon. In questa maniera non crescono le erbe. Ora non crescono. Un pochino, ma non da doverle tutte le mattine. Più che altro tengono anche fresco il terreno. Tengono il livello di umidità del terreno. L'umidità del terreno rimane sotto la paglia. E questo l'abbiamo utilizzato anche nei pomodori e nelle fragole.
non le fragole né i pomodori. E invece qui abbiamo l'Altea. Ecco qui l'impianto di irrigazione, Abramo, che parte da qui e poi ad ogni pianta lascia una goccina ogni 10 a seconda delle necessità. Chiaramente l'uso della paglia dipende dal fatto che siete un'azienda biologica, biodinamica. Sì, si cerca di rispettare, e questo è un pochino più allungato. Questo è un'altra razza, infatti questa, proprio anche la... La pianta la è pianta diversa. È diversa. Striata bianca e verde, questa è più verde. Il ciclo vitale di queste zucchine che stiamo raccogliendo fino a quando va avanti? Fino a quanto continuano a produrre dentro la serra? Rispettando, poi ci saranno il clima sarà aumenterà la temperatura, io penso fine giugno, non tanto di più, poi se no nella serra è caldo. Certo. Volendo si possono incannare. Perché, quindi vengono anche su? Si chiamano anche alberello, no? Si mettono semplicemente delle canne, dei sostegni legate con dei laccini, in modo tale, uno, che vengono su e la raccolta è più agevolata fra qualche settimana. E l'altro aspetto è che tra le piante non si incrociano, si evita il rischio di rottura della famosa testa che vi dicevo prima, oppure quando ci passa... Ora, abbiamo poche, ma quando praticamente da una pianta all'altra ci deve essere quasi mezzo metro. Sì, ora c'è, sì, anche 80. Anche 80. Anche 80. E quando si raccoglie con la carretta e le cassette c'è il rischio di romperle, invece con la struttura e si mantengono anche per lui. Quante persone lavorano nella tua azienda agricola? Siamo io, mio marito e un ragazzo che ci aiuta a livello stagionale. Ecco. Allora, voi in questo periodo zucchine. Sì, nei periodi in cui nella serra non ci sono zucchine, che cosa producete? Allora, in quest'anno abbiamo fatto... Prima il sovescio, quindi abbiamo lasciato a riposo tutta la serra, abbiamo seminato settembre-ottobre l'anno scorso sovescio, che sono insiemi di semi che che hanno l'obiettivo di dare parte azoto al terreno, si lasciano crescere, mandare in fiore e mio marito a gennaio, primi di febbraio, prima poi del trapianto, ha trinciato, interrato. È concime naturale, è concime naturale. Più naturale di così. Si è lasciata a riposo. Dopo questo ciclo qui prevederemo un altro tipo di cultura, ovviamente diverso, certo, dalle zucchine, bisogna rispettare le rotazioni. Nella tua azienda agricola, ora in questo periodo zucchine, però anche fragole? Ora abbiamo in piena raccolta le zucchine e le fragole, poi abbiamo delle abietole, delle insalate, cipolle, a breve tempo permettendole i pomodori e siamo prodotti stagionali. Senti Dina, che fine fa la cassetta dopo che tu l'hai riempita? Questa cassetta qui va a veramente pochi chilometri di viaggio, perché noi siamo un'azienda agricola che riusciamo nell'arco della settimana a fare 5 vendite tra dirette e mercati contadini. E la vendita diretta la facciamo il martedì a San Concordio, dove è l'Iperzop, invece il mercoledì e il sabato i mercati contadini, uno a Capannori. Sempre voi ci vai, o te o tuo marito? Bravo, alterniamo io e mio marito, uno a Capannori il mercoledì e il sabato il mercato contadino di Marlia, e poi un'altra vendita diretta il giovedì a Piazza Italia, dove è il parco commerciale San Vito, il venerdì mattina qui a Guamo, dove è il quadrifoglio, la ferramenta, e se no su prenotazione facciamo anche in azienda col servizio WhatsApp, nato in piena pandemia. Quando non si potevano fare i mercati contadini. No, noi non ci siamo mai fermati. Ma sì, è vero, giusto, il mercato contadino considerando... Produzione primaria. La produzione primaria, esatto. Fortunatamente non ci siamo mai fermati. Però l'anno scorso c'era l'esigenza che le persone non potevano uscire di casa e ci siamo organizzati facendo pubblicità su Facebook, passaparola ai mercati, il servizio WhatsApp, uno chiamava o mandava un messaggio, faceva la prenotazione e noi si consegnava a casa, che è ancora tuttora valido, cioè, questo servizio. Sostanzialmente è come l'orto di casa, perché se li colgo la mattina e li mangio il pomeriggio, certo, non hanno fatto altre trafile. Ora faccio una domanda un po' cattiva. Se tu utilizzassi tutti i prodotti che ci sono a disposizione e tutti gli stratagemmi per produrre, quanto potresti produrre di più? Parecchio di più, anche come quantità, verrebbe
spinta la pianta, no? Quindi noi non utilizziamo concimi chimici né in fertilizzazione né in terreno né foglia. Quindi la pianta anche come quantità è più equilibrata, ovviamente. Quindi sarebbe più spinta. Sostanzialmente il fatto che non costi tanto di più di quello che si trova è perché riuscite veramente a fare chilometro zero, quindi sì, non ci sono certo. I tempi di trasporto e tutto il resto. Allora, Dina continua la raccolta, abbiamo lasciato, abbiamo detto, le piante sarzanesi, queste invece Altea. Si chiamano Altea, e ci fermiamo per un attimo di pubblicità, quando ci ritroveremo la cassetta sarà piena e noi saremo in un'altra serra dove ci sono le buonissime e dolcissime fragole. Rientriamo dalla pubblicità, come promesso andiamo alle fragole, però io entro qui e vedo di tutto, uno spettacolo per gli occhi. Le fragole sono qua nella zona di Abramo e poi abbiamo pomodori e poi abbiamo quasi la bietola, ma siamo quasi a fine ciclo perché vedete comincia a allungare. Qui abbiamo bietola e insalate che in interno sono quasi finite. Accanto ci sono le stringhe, il fagiolo tipico lucchese, che è uno spettacolo quando sì. si potrà raccogliere. E poi abbiamo un fondo sempre fragole, pomodori e del radicchio, sapete l'insalata quella da taglio. Manca poco ai pomodori. Speriamo perché come grandezza, vedete, un pochino tipo una noce ora. E c'è, no, forse anche un pochino di più, guardate questo qui. Questo è bello. Canestrino? No. No? Che questo cos'è? Questo sembra canestrino, questo qui è un cuor di bue. Cuor il di canestrino bue. Lo pianteremo, che è arrivato in questi giorni fuori, tempo permettendo, perché se qui se continua a piovere così siamo... Va bene, comunque noi siamo venuti per le fragole oggi. Andiamo alle fragole. Questa è una coltivazione spettacolare, ma è anche una coltivazione che richiede un lavoro del tutto particolare, perché avete dovuto coprire il terreno, mettere il gocciolatore piantina per piantina e il risultato si vede. Quante piante di fragole? Sono circa un migliaio di piante e ce le siamo autoprodotte. Ecco, questa è una cosa importante, raccontaci. Ve le faccio vedere. Allora, continuiamo a spostarci, andiamo verso il centro della serra e raccontami, Dina, quello che avevi come iniziato a raccontarmi. Certo. Piantine autoprodotte. Allora, la nostra passione per le fragole è nata alcuni anni fa, acquistando le piantine sempre con la filiera biologica. Però bisogna sapere che le possiamo autoprodurre. Come? Ogni pianta di fragola crea questa talletta, questa qui, vedi? Questa qui già ha delle radici. Se io questa la metto in un vasino, in una scatola di polistirolo... Dopo averla staccata così come l'hai staccata? La metto nel terriccio umido e questa qui riproduce, rifà la pianta. Ha due benefici fare questo. Uno, ti riproduce la pianta. E due, mantieni quella, la madre, chiamiamola così, più pulita possibile. A fine di... Anche perché togliergli questo significa togliergli qualcosa che gli leva della linfa vitale e quindi la pianta... punta e si concentra più sui fiori, esatto. Sul frutto e sul frutto. Diciamo la puliamo, si pulisce poi dall'erba, in questo modo qui l'ha fatta mio marito, le ha rifatte. Le fragole hanno diverse qualità o questa è tutta la stessa qualità? Questa è un'unica varietà che si chiama Ramos. Ramos? Sì. Abramo, guarda è che rifiorente, perché le varietà di fragole ci sono quelle annuali che... la coltivazione annuale e queste, ad esempio queste qui, sono nuove, cioè fatte le piantine a ottobre, a luglio dell'anno scorso, piantate a ottobre dell'anno scorso, entrate in produzione ora e si vede anche dal fatto che ci sono delle fragolone giganti rispetto alle piante che abbiamo qui al nostro a fianco, che sono più piccole perché hanno 2 anni. Il ciclo vitale di una pianta da fragola può essere 2-3 anni, poi si vede, cioè poi noi, essendo biologici, non è che utilizziamo pozioni magiche. Anche qui acqua e basta. Acqua e basta, quindi non ci sono concimi particolari e si può anche notare, ci sono punti più vigorosi, punti un pochino più sofferenti, ma questo è quello che ci dà la terra. Domanda, quando parlavamo di zucchine mi hai parlato di quel procedimento per cui prima di seminare le zucchine si seminano quelle erbe che poi dopo sì, trinciandole rilasciano azoto. Ma lo facciamo qui in tutto. Sotto?
lo facciamo in tutti i nostri appezzamenti a ciclo. Ovviamente su una serra di queste dimensioni abbiamo una divisione di quattro settori teorici, che poi noi gestiamo le rotazioni annuali, e in un punto facciamo il sovescio, in un altro la coltivazione e poi continuiamo. Cerchiamo di utilizzarla, la serra è necessaria e il vantaggio è utilizzarla in primavera, certo. Poi in estate e in inverno ovviamente, no? Dina, continuiamo a parlare del vostro tipo di produzione, perché produrre biologicamente e biodinamicamente dà dei vantaggi in termini di qualità, perché voi vi proponete ai vostri clienti, che poi vi ritrovano nei mercati, e quindi se la roba non è buona ci mettiamo la faccia. Esatto, ci mettete la faccia. Vi dà qualche svantaggio in termini di produzione. Da quando avete scelto questa strada e perché hai scelto questa strada? Soprattutto cosa significa anche dal punto di vista della preparazione, perché non si diventa biodinamici e biologici così per sentito dire. Allora, la nostra esperienza aziendale ormai è ventennale, la mia personale, e alle spalle ne ho forse già 40-50 anni di mio padre, quindi in un'azienda agricola ci sono nata, cresciuta. Ovviamente in questi decenni cambia il mondo, cambia il modo di fare azienda agricola, e bisogna essere sempre più consapevoli. Noi si proviene da, eravamo un'azienda tradizionale, convenzionale, né più e né meno. E circa nel 2015-16 abbiamo deciso che noi, le nostre colture erano tematiche, cioè facevamo nell'arco dell'anno 2-3 articoli e si vendeva o al mercato all'ingrosso o ai supermercati nelle immediate vicinanze. Però abbiamo visto che in realtà piccole come la nostra non erano più le condizioni ideali per veramente sopravvivere e dare valore aggiunto al prodotto, alla fatica, all'impegno a cui ci mettevamo. Perché poi andava a finire accanto ad altri prodotti che invece erano una produzione quasi industriale. Bravo. E grazie alla curiosità, all'interesse, alla volontà di conoscere, alla collaborazione con altre aziende agricole, che non è facile, perché insomma il nostro settore è un po' particolare. Ognuno no? Poi c'ha anche le sue. Però abbiamo trovato un gruppo di persone che ci hanno aiutato anche a capire, a conoscere, abbiamo cominciato a pensare alla biodinamica, siamo entrati nella rete di Lucca Biodinamica, ci hanno insegnato, cioè proprio siamo stati, avevamo imparato cos'era il preparati, il dinamizzatore, come si dà, i sovesci, rispettare le rotazioni, e abbiamo iniziato anche il percorso della certificazione biologica, che per quanto ci riguarda dà un valore aggiunto al prodotto. Certificazione biologica significa che quando tu porti al mercato contadino o dai ai tuoi clienti il vasetto delle fragole, anche se non c'è scritto, è certificato. Sì, sono tracciate queste fragole qui, ecco. Dall'origine, quindi dalla piantina, tutta la fase produttiva, è giusto che siano tracciate. E quindi ci metti la faccia e anche la responsabilità aziendale, come sì. Se tu avessi un certificato al quale devi sottostare. Abbiamo un certificato al quale siamo sottoposti a controlli uno o due volte l'anno, il quale vengono a verificare se il corretto utilizzo dei prodotti, se la tracciabilità delle piante, delle sementi, perché si può fare appunto autoproduzione. Autoproduzione, appunto la tracciabilità dei prodotti, l'acquisto, sono arrivate le piante che potremmo piantare all'esterno di pomodori, e devono essere tracciate, cioè da aziende agricole che certo. Sono biologiche, e questo dà garanzia al produttore. Tu dove, chi sono i tuoi fornitori? Sono lucchesi o avete fornitori anche fuori? No, sono della provincia di Lucca. Sì, sono, riusciamo sì. Sempre. Riuscite a sì, avere un circolo virtuoso. È chiuso. Acquistiamo qui a Lucca, produciamo e rivendiamo a Lucca. Ci è capitato in questo anno richieste anche su Facebook di possibilità di consegne a distanza, no? Di chilometri, però la nostra produzione è talmente di nicchia che riusciamo con le quantità Se tu dovessi portare a 2 ore di distanza in macchina, e già ci vogliono poi le celle frigorifere. Sì, no, tutte le rispetto, non ce la facciamo, ecco. Già 2 volte mentre parliamo che mi nomini i social network, sono stati un aiuto in questo senso, sì, per sì. Una cosa che va a ripescare qualcosa di antico, cioè la qualità del prodotto e la naturalezza del prodotto e del tipo di produzione,
che incontra anche il progresso, quindi la tecnologia, per quanto riguarda la possibilità di fare marketing vero giusto. E proprio. Quindi in questo senso... Sono un autodidatta, cioè siamo degli autodidatti. Bene, però riuscite però ad avere... Però nel nostro piccolo, con la nostra pagina Facebook, col servizio WhatsApp, ci facciamo del servizio, comunichiamo la disponibilità dei prodotti. E ci siamo resi conto che, vi devo dire, fino a qualche anno fa ero io per prima un po' scettica, no? Certo. Un po' imbarazzata, un po' timida, dico io far vedere il mio prodotto, no? Vuol dire, invece abbiamo visto l'anno scorso nella catastrofe in cui abbiamo vissuto, abbiamo capito che invece è importante, è stato apprezzato. Assolutamente. Apriamo una breve parentesi, Dina. Villa Pierotti Bagneschi, perché? Perché chiaramente le aziende agricole, come mi dicevi, si sono evolute in questi 50 anni e voi siete costretti a darvi anche all'accoglienza, perché fate anche agriturismo. Sì, 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 noi siamo un'azienda agricola e agrituristica e siamo dai primi anni 2000-2003 che facciamo accoglienza turistica in un appartamento della villa qui dove abbiamo l'azienda agricola a Guamo. E ci siamo... È stato un modo per valorizzare, perché sia l'azienda che la villa è sempre stata della mia famiglia. Quindi quello che abbiamo e che ho lo devo a mio padre, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa, però tutta l'esperienza, il legame, c'è un legame che va oltre a quell'aspetto economico, c'è proprio un legame di sangue e la volontà di mantenerlo bene, bisogna poi conciliarlo con gli introiti. Con gli introiti, perché certo. A casa mia, come si dice, nozze con fichi secchi, non si sono mai visti. No, ma anche a casa mia. Anche a casa tua, è uguale. Per cui questo forte legame e passione che ho, sono riuscita a mantenerla, devo dire, anche grazie a mio padre che me l'ha tramandata e lasciata, ma anche a mio marito che è stato così lungimirante da voler entrare in azienda, da mantenere l'azienda insieme a me. Da affrontare difficoltà che ci sono in un'azienda agricola e di riuscire a viverci su un'azienda agricola. Allora, torniamo un attimo a parlare di queste splendide fragole. Il percorso attraverso il quale arrivate sulle tavole delle famiglie dei vostri clienti è lo stesso degli zucchini o avete anche altre linee di vendita? No, noi lavoriamo, diciamo, ora come ora 100% con la vendita diretta o in azienda. Se ti riferisci al ciclo produttivo, si va più o meno, abbiamo iniziato fine aprile, 20 aprile, e mi auguro di poter riuscire a mantenere la raccolta tutta l'estate. Si torna al ragionamento che i climi miti nell'autunno, capita già da circa 2 anni che di trovare le fragole sul banco anche a novembre. Le persone francamente si meravigliano, dicono ma è possibile che sia ancora le fragole? Purtroppo lo vediamo che nell'autunno le temperature sono sempre più calde. In primavera sempre più ballerine. E come vediamo ora, in primavera sono sempre più fredde, perché insomma anche stamattina non è caldissimo. E quindi diciamo a cose normali da aprile a settembre, che poi si va anche a ottobre, il ciclo produttivo. Poi quando la pianta finisce la produzione o decidiamo di non raccogliere più, ripuliamo, cioè noi tagliamo nettamente le foglie e sembra secca, sembra lì ferma, in modo tale che la pianta appunto si fermi e nella primavera successiva rimetta le foglie e i fiori. Durante l'inverno la dovete trattare in qualche maniera, no. La dovete annaffiare, niente, sì, lì, controlliamo, è come se si ibernasse. Probabilmente, presumo che da questa parte qui riprenderemo a ottobre queste tallene e rifaremo un tot di piante per sostituire quelle, perché quelle che ho di fronte di qui a breve hanno già 2 anni, stiamo raccogliendo da 2 anni, andranno a produrre meno e quindi le eliminiamo. Allora Dina, io andando dietro a Abramo per fare Viver Lucenze ho frequentato anche altre aziende agricole e ho imparato a riconoscere questi attrezzi che sembrano poco importanti, sembra una cosa messa lì per caso, e invece questa è una trappola. Bravo, una trappola, perché c'è una larva che si chiama tuta obsoleta, che danneggia il frutto del pomodoro e la pianta del pomodoro. E questa qui è una trappola che ci riesce, un campanello d'allarme, no? Ne abbiamo messo circa
circa 3-4 su questa superficie qui, a capire che presenza c'è per tenere sotto controllo. Quando ne vedete un certo numero significa che c'è una presenza dentro la piantagione. No? E il difetto, cioè il danno che crea alla pianta è proprio il frutto, va a traforare il frutto e poi non è commestibile. Anche questo naturalmente è una trappola biologica, sì. Perché dentro ci sono per attirarle dei feromoni che attirano. Salutiamoci con un'altra varietà, perché dietro di te ne vedo un'altra, non è la stessa. No, una varietà questo qui è una varietà a grappolo, tipo un piccadilli, un pomodorino, quelli pomodorini che vengono rossi e piccolini e sono di una dolcezza che sembrano delle ciliegie quando sono mature. Abramo, faccio il giro perché dobbiamo salutarci, il tempo stringe, voglio salutare Dina e ringraziarla proprio tanto per averci dato tutte queste spiegazioni. Siamo ancora, lo vogliamo dire, nel territorio del comune di Capannori, siamo a Guamo, ci siamo spostati di poche centinaia di metri rispetto a quando vi abbiamo fatto vedere la raccolta del polline, che siamo qua in un'altra azienda agricola di un'altra persona che ha scelto questa strada, la strada di una produzione biologica, una produzione sana, una produzione dinamica, una produzione a chilometro zero. Quindi le famiglie lucchesi hanno questa fortuna, cercate di sfruttarla. Dina, ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione, ringrazio naturalmente Abramo Rossi per le splendide immagini, Michele Innocenti che come sempre collabora con noi a Vive Lucenze e noi ci troviamo la prossima settimana.